Ciao, ben ritrovati sul mio canale MICCALLE, sono Michele e oggi voglio parlare di una sveglia. Ora di una sveglia digitale, lo avrete già capito dalla intro, è una sveglia molto particolare. L'avvicino come sempre alla fotocamera per metterla a fuoco. Molto compatta, l'azienda si chiama Billin, ecco qui il logo aziendale, ma dopo ve la farò vedere meglio perché ha diverse caratteristiche molto particolari. Ho cercato nella intro di mettere in risalto alcune di queste specifiche tecniche, come per esempio il fatto che eh, se la posizionate su un comodino di una stanzetta per i vostri figli, nella stanza da letto, ha eh, delle luci davvero molto forti che vi permetteranno, in delle condizioni di scarsa lum luminosità, e quindi di notte, di poter veramente illuminare. Eh, con un click, eh, l'intera stanza e poi una cosa che mi piace molto di questa sveglia è che, eh, avendo un bellissimo design di cui poi vi parlerò meglio dopo, si può posizionare eh, in qualsiasi posto della vostra casa, soprattutto se avete un ambiente minimal. A me piace. Utilizzarla come eh, non solo diciamo, per andare a vedere quello che è l'ora, ma per andare a ricaricare il mio iPhone. Quindi, dopo un giorno di lavoro, poso le chiavi, ehm, faccio una doccia, poi vado a mangiare. Nel frattempo, l'iPhone eh, che posiziono qui su questo stand, che poi vi farò vedere come funziona, si andrà a ricaricare. E quindi, Diciamo, è molto utile sotto questo aspetto. Ora, la sveglia per me eh, ha un valore molto, molto importante perché va a segnare il tempo ed è uno di quegli oggetti. Vi eh, faccio vedere, per esempio, questa che era una sveglia che io ho utilizzato quando ero adolescente. Uno di quegli oggetti che ho amato e odiato. Odiato perché spesso, quando sapevo che dovevo eh, venire interrogato a scuola, insomma, eh, odiavo quel suono di quella sveglia perché magari. Eh, mi addormentavo proprio eh, nelle ore mattutine. Una sveglia che ho anche amato perché? Eh, perché eh, il, grazie a lei, diciamo, non ho perso l'aereo, quindi eh, sono riuscito diciamo, poi a essere selezionato per il mio primo eh, lavoro. Quindi uno di quegli oggetti fondamentali eh, per la nostra vita. Quello che mi mancava, però, da una sveglia come questa era il design, che per me è un aspetto fondamentale. e Con questa azienda eh, Billing, con questa sveglia, l'ho trovato. Il tempo, ragazzi, è una cosa preziosa. Eh, diciamo che eh, a me piace molto una frase di Tolkien nel quale diceva che eh, siamo noi a decidere cosa fare del tempo che ci viene dato. E quando ero piccolo, mio padre mi diceva sempre, eh, Michele, quando tu hai una domanda, un dubbio eh, che riguarda il lavoro, che riguarda la tua vita, eh, ricordati che il tempo ti darà le risposte che cerchi. Poi da grande ho letto una frase che mi è piaciuta tantissimo di Osho, che era un mistico spirituale indiano, un maestro indiano, insomma, il quale diceva che è vero, il tempo ci darà le risposte che cerchiamo, solo che le risposte le avremo quando ormai avremo dimenticato le domande. E quindi non perdiamo più tempo e andiamo a scoprire questa sveglia, come sempre, dopo la sigla. e allora ragazzi come sempre andiamo a scoprire che cosa c'è all'interno del packaging il packaging è molto semplice, piccolino lo andiamo ad aprire allora all'interno abbiamo un cavo di tipo USB Type-C ho chiaramente eh, già eh, uscito da quello che è il packaging la nostra sveglia che per l'appunto ha un attacco di tipo Type-C in quanto per poter funzionare ha bisogno di essere attaccata al muro Ora non vi è un eh, caricatore da muro all'interno del packaging, ma ormai eh, penso che un po' tutti noi ne avremo a centinaia a casa. Questo diciamo è una sorta di pellicola protettiva dove era inserita la sveglia e qui abbiamo invece il classico manoletto di istruzioni. Poi eh, per comunque caratteristiche tecniche specifiche come dimensioni vi rimando a quello che è il link che ho messo qui in descrizione. Qualora eh, vogliate saperne di più, sia per quanto riguarda le dimensioni di questa sveglia, che comunque ha un schermo da 6,69 pollici, ma vi posso assicurare che è veramente molto, molto compatta e molto, molto leggera, e poi abbiamo appunto eh, questo stand ehm, che ci permetterà di poter ricaricare quello che è il nostro iPhone. Nel mio caso, grazie a una ricarica wireless, ma eh, ovviamente questo stand che funge anche da protezione per la sveglia ci permetterà di poter ricaricare tantissimi altri. Device ehm, che sono indicati sempre nel link in descrizione di Amazon, eh, molto particolare questo materiale perché è un misto, ehm, secondo me, di pelle e tessuto molto, molto piacevole al tatto. E poi la sveglia si presenta quindi con questo design minimal davvero, davvero ben curato. Qui abbiamo il logo aziendale. Insomma, mi è piaciuta tantissimo. Eh, molto semplice, infatti, abbiamo quelli che sono quattro pulsanti. Adesso vi faccio vedere grosso modo come funziona, almeno quelle che sono le caratteristiche più importanti. Uh, più e meno sono dei pulsanti che ci permetteranno per l'appunto di poter uh, modificare l'orario. Uh, e poi abbiamo questo pulsante che, come potete vedere, uh, indica un campanello proprio perché potremmo andare ad impostare l'allarme. In realtà si possono impostare fino a tre allarmi. Quindi, se non vi sveglierete al primo allarme, ce ne saranno altri due e poi abbiamo eh, questo pulsante qui che indica le lancette di un orologio che poi ci permetterà, tenendolo premuto, per l'appunto di poter eh, modificare l'ora. Eh, ora, ovviamente, questa è un'operazione che va fatta comunque solo la prima volta perché poi eh, l'ora corretta viene memorizzata. Abbiamo anche un uh, attacco di tipo USB molto, molto interessante perché potremmo sì andare a ricaricare via wireless un nostro dispositivo, ma allo stesso tempo potremmo andare a caricare. Ora mi viene in mente un Apple Watch, un iPad, qualsiasi altro insomma, eh, dispositivo. Quindi davvero eh, molto interessante anche il fatto che abbiamo qui, come potete vedere anche dal manualetto di istruzioni, un eh, rilevatore di temperatura. Infatti la Sveglia è in grado di poter rilevare la temperatura del vostro ambiente. Davvero una funzione molto interessante. E quindi adesso andrò ad attaccare la mia presa da muro e vi faccio vedere come si presenta il display e come funziona nello specifico. E allora ragazzi, l'ho attaccata alla presa di corrente e come potete vedere il display si presenta in questo modo. Eh, abbiamo la possibilità eh, di avere un formato 12-24 ore, eh, PMM, qui abbiamo la data che in questo caso è il 15 aprile e qui abbiamo la temperatura del mio ambiente. Ehm, corrisponde perfettamente a quello che è il eh, termostato che ho a casa mia. Eh, detto questo qui abbiamo appunto l'ora infatti sono in questo momento le 10.42 Come funziona? Allora sostanzialmente molto semplice eh, Basta tenere premuto questa iconcina dell'orologio per qualche secondo Dopodiché come potete vedere andrà diciamo, a lampeggiare il display E poi da qui premendo eh, più e meno è possibile andare diciamo, ad settare l'orologio Una volta che avremo finito eh, possiamo diciamo, premere questo pulsantino centrale e lei andrà ad memorizzare l'ora. Stessa cosa per quanto riguarda quello che è l'allarme, vi dicevo che ne sono tre tipi, eh, io ne andrò a impostare in questo momento solo uno andando a premere sulle dell'allarme, eh, che eh, imposterò eh, per fare un eh, esempio, farvi sentire diciamo, quello che è il suono che riesce a emettere. Ragazzi, ho impostato la sveglia, questo è il rumore che emette. Come potete vedere abbiamo 1 e 3 perché ho impostato due sveglie. Diverse. Se voglio eliminare tutti gli allarmi, basta premere questo pulsante due volte velocemente, e così gli allarmi sono stati eliminati. Se invece voglio illuminare tutta la cornice, basta premere una sola volta questo pulsante. Come potete vedere, abbiamo qui dei LED che riescono ad emettere una luce davvero davvero molto intensa. Molto molto utile questo di notte. E poi eh, vi faccio vedere come è possibile eh, cambiare anche la temperatura da Celsius a Fahrenheit. Bene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi chiedo, come sempre, di mettere mi piace di condividere questo video e di iscrivervi al canale per supportarlo. Un saluto da Michele e dal canale Mical. Arrivederci al prossimo video.